Potete avvicinarvi, come ho detto prima, ho smesso di mangiare carne umana da 6 anni, non però vivo, sto benissimo. Vorrei che giuriste con me perché oggi è la mia prima festa del papà. Mi presento, appunto mi chiamo Giovanni Benettoni, mi sono dottorato 10 mesi fa in storia dei canali, sui canali coloniali, non mi occupo prettamente di cibo, lo dico subito. Durante la tesi di dottorato il cibo l'ho incontrato tangenzialmente, mi sono occupato di, soprattutto di pirati, o meglio filibustieri dei Caraibi. Il cibo c'entra, se avete letto una delle dispense che era il libro di le memorie di Alexandre, che era un filibustiere, c'è una parte dedicata al cibo e questa più o meno la chiave in cui era il cibo come elemento parte della cultura dei filibustieri. Non sono esperto di cibo, quindi probabilmente dirò cose che le due predecessori, quindi Fattacciu e quindi tre, Benzoni, Scarpellini e Fattacciu hanno già detto. Io cercherò, ho guardato le loro lezioni online, cercherò di agganciarmi agli esempi che hanno fatto loro, però se voi avete cose che già sapete potete dormire per 10 secondi, così vi riposate. Seconda cosa fondamentale, per quanto io mi sia occupato di America, il mio approccio è prettamente eurocentrico. Le categorie che uso sono quelle della storiografia europea principalmente, questo perché lo studio dei food studies, o la storia del cibo, è alle prime armi. Esistono delle produzioni, soprattutto nordamericane e ispanoamericane, ma non si è ancora arrivati a scuole che non siano europee. Quindi troverete delle definizioni che cozzano con alcune visioni della storia che hanno superato l'eurocentrismo in sé. Ora, io vorrei iniziare con 3 indovinelli. Volevo portare il cioccolato dalla Svizzera, ma mi sono dimenticato. Ah, ok, scusate, giusto. Io al momento sono semi-disoccupato, però lavoro per il Food Lab, che è un laboratorio dell'Università di Parma, dedicato al cibo in senso più ampio possibile, quindi dalla produzione, dai sistemi di produzione, alle questioni criminali che mi occupo io, al mercato. Il professor Stefano Magagnoli, che verrà a parlare ad aprile, settimana prossima, dietro, ne è il capo supremo. E poi lavoro da 4 mesi per la Global Initiative Against Translation Organized Crime, che è una NGO, un'organizzazione non governativa di Ginevra, che si occupa, come si intuisce, di crimine organizzato internazionale, o meglio transnazionale, perché si è focalizzato su crimini che passano da una nazione all'altra. E io mi occupo anche di cibo, in particolare in realtà di consumo di cibo da parte della popolazione, di consumo di cibo contraffatto da parte della popolazione. Ora vi farò 3 indovinelli per vedere un po' con chi sto parlando. Allora, io vi ho fatto in 3 slide diverse 3 menu. Voi dovete semplicemente dirmi o il luogo da cui vengono o il periodo da cui vengono. È una cosa facilissima. Allora, partiamo da questo, che è un luogo in cui si può mangiare il vitello allo stroganoff, cioè carne cotta in salsa di panna, distillato alcolico, funghi e pomodori. In realtà potete farlo anche di pollo, però l'originale è vitello. La fagiolata, che è carne di maiale cotta lunghissimo con fagioli neri e pomodoro. I fagioli neri, se sono secchi, non cuociono ancora più della carne. Il cocktail di gamberi, che sono gamberi bolliti e consumati in salsa rosa. Ogni minuto che non rispondete, un minuto che dovete stare qua. Chiudo la porta. Tu, che sei l'unico maschio, quindi più intelligente. Allora, vi do un indizio, questo qua ha un altro nome, è feijoada. Vedi nuovo. Quando? Tu. Abbiamo detto Messico, non ho sentito. Brasile, quasi. Erika? Tu dovresti saperlo? Sì. Vabbè, dai, ve lo dico io. È in qualsiasi momento a Brasile dopo il 1950. Mi ricollego a una cosa. Allora, perché? La feijoada è un piatto storicamente brasiliano perché è un piatto pollo. La carne di maiale che si cuoce generalmente sono le avanze del maiale. Il concetto è quello della nostra...
cassera, cioè sono le parti povere del maiale, vengono fatte andare per ore finché letteralmente non si sciolgono. I fagioli sono i fagioli secchi neri, che sono il piatto tipico di tutta l'America centro-meridionale. Pomodoro, il riso, in realtà ci sono anche volendo il riso bianco, che è un'aggiunta recente. Il vitello stroganoff e il cocktail di gamberi in realtà fanno parte di quella stilizzazione del cibo di cui ha parlato la Scarpellini quando diceva, facendo riferimento a Elias, del fatto di come il cibo pian piano si raffina, anche se non è lentamente legato alla disponibilità del cibo o ai gusti. Il vitello stroganoff normalmente è un piatto ben servito dentro un bowl, dentro una tazza con del riso, mentre questo qua è il cocktail del camarão, che è il piatto tipico, l'antipasto tipico del Brasile anni 50 e 60, quando il Brasile, diciamo, rompe un po' gli argini della colonizzazione, si presenta al mondo e c'è la mitica Carmen Miranda che gira al mondo accompagnata da cocktail di gamberi. Il secondo esempio è molto più facile. Stufato di maiale, carne di maiale marinata e cotta con le patate e frutta, baccalà, che esce sempre rinvenuto in acqua servita con un po' di riso, griot, carne suina marinata in succo di agrumi consumata con tuberi, pizza di fango, la mia preferita, residui alimentari tritati e bolliti a lungo successivamente cotti in forno. Vi do l'aiuto, non è Brasile. Tu! Non fingere, non c'è nessuno dietro di te, quindi... Nessuna suggestione? Qua posso darvi qualche aiuto? No, non credo. Vabbè, tagliamo corto perché sennò qua mi faccio andare a domani. In realtà è il mio esempio di oggi, è la panel Sendo Meng Guaiti. Lo stufato di maiale in realtà c'è nel testo del Pierata, quando parlano della caccia non al bisonte ma ai buoi. In realtà lo facevano soprattutto di maiale o di carne e bue. Il baccalà è il piatto tipico degli schiavi, il griot è un piatto che in realtà è uguale, identico al primo. Abbiamo una candidata per il prossimo indovinello. È la stessa cosa, solamente che non volevo farlo uguale. Questo purtroppo è prima del terremoto, quando Haiti era particolarmente ricca, ha cominciato a circolare questo. Non è un piatto in realtà, potremmo chiamarlo street food. La situazione è talmente drammatica che in particolare bidonville della capitale vendevano questo, che era letteralmente quello che è, cioè residui alimentari trovati nelle scariche, tritati e bolliti fino a renderli assolutamente sterili e cotti e venduti direttamente in pizza del colore del fango, da cui il simpatico nome. L'ultima arrivata ci dirà che questo è questo. Stufato tropicale, carne, maiali, gamberetti cotti insieme, serviti con riso e fagioli. Panino con polpetta, carne di seconda scelta, tritata e servita con polpetta di pane, accompagnata con sottaceti. Merluzzo in umido, pesce cotto al forno con patate, olive e pomodoro. L'indovinello è questo. Partendo da questi tre piatti, capire di dove stiamo parlando e di che periodo. Allora, quello di prima per i diversi, qua mi aiuto, sono tutti lo stesso periodo. E luoghi diversi. Lo stesso luogo. Lo stesso luogo. Stesso luogo, in questo caso vi do una mano perché appunto sennò io il weekend lo passavo a casa. stiamo parlando della seconda metà del XIX secolo. Può farsi aiutare da quella che stai parlando. Allora, vi do un altro aiutino facile facile. Quasi. Il panino con polpetta, così fa venire in mente. Ne avete una? Penso, non ne sono sicuro, ma penso che abbiate mangiato un sacco nella vostra vita. Ti ha detto burger? Puoi andare a casamento con me. Sì, è un burger. Allora, questo qui invece è New Orleans, che io uso perché si collega perfettamente a casa parentico. Allora, New Orleans, la seconda metà del XIX secolo. Allora, New Orleans è un caso estremamente interessante dei Caraibi perché ha una posizione molto particolare, perché è nel bacino caraibico, però è anche in fondo al Mississippi. Quindi è nel bacino caraibico, quindi è interessata da tutti i fenomeni culturali, economici, sociali che riguardano i Caraibi, ma essendo alla fine del Mississippi, in realtà è alla fine di un sistema fluviale che la collega a quello che è il Nord America, dal Canada agli Stati Uniti.
Per cui in realtà a New Orleans in quel periodo, in realtà ci sono archivi interessantissimi a New Orleans su un menù di queste cose, ci sono gli stufati tropicali, io ho barato, perdono, stufato tropicale, in realtà se avessi detto Cajun, qualcuno avrebbe capito? Chi avrebbe capito? Voi due. E in realtà il Cajun è la tipica preparazione. C'è un professore che parlerà di come si forma il menù italo-americano. Il Cajun è come si forma il menù franco-americano. Il Cajun è un misto eccezionale, nel senso che è il prodotto della cultura alimentare dei francesi nordamericani deportati alla metà del XVIII secolo nelle paludi intorno a New Orleans, che cominciarono a usare la loro perizia nella cottura dei frutti di mare tipica del nord dell'est degli Stati Uniti, loro lo applicarono ai gamberetti e la unirono con carne di maiale, fagioli e riso, che invece erano i prodotti tipici di quella cultura alimentare che veniva invece dal Brasile, da cui il fagiolo. Il panino con polpetta e l'hamburger, noi sappiamo che per esempio, cioè sappiamo tutti per dalla vulgata della diffusione della del consumo di carne negli Stati Uniti nel XIX secolo, la maggior parte della carne veniva spedita via treno a Chicago, poi da Chicago verso i grandi porti di New York e Boston, una parte piccola scendeva verso la fine del Mississippi e rifornendo sul degli Stati Uniti, per cui in realtà si trova l'hamburger, in realtà come chiamavano a New Orleans il pallino con la polpetta, anche già alla fine del XIX secolo, e in realtà questa era la nostra. New Orleans ha una cosa interessantissima, che mi ha fatto streppare un casino quando sono andato là. New Orleans è una delle poche città a maggioranza cattolica degli Stati Uniti, motivo per cui attirò uno dei più grandi popoli migratori della storia alla fine del XIX secolo, cioè gli italiani. Tra il 1870 e il 1890 la più grande comunità immigrata a New Orleans erano gli italiani, e si diffuse l'uso di mangiare questo, che era un merluzzo in umido cotto al forno con patate, olive e pomodoro, che se voi avete visitato la Sicilia avete probabilmente mangiato. Probabilmente avete mangiato pesce spada invece che merluzzo, ma il concetto è quello. Ora, perché è interessante guardare cosa succede nei luoghi di produzione? Le colonie sono principalmente luoghi di produzione, più che di consumo. Colonie o neocolonie, più o meno la stessa cosa. Perché quindi è interessante guardare? Perché la colonia d'oltremare è fin dall'origine un luogo in cui l'ambientazione è diversa da quella europea. Tutti i navigatori e esploratori che viaggiano in giro per l'Europa e per il mondo si accorgono, attenzione, chi ha un orologio da regalarmi? Perché? Ma se non aspetti. Ah, non riporto questo. Altro che non vorrei sfogare. Ok, scusate, giusto visto che abbiamo fatto interruzione oraria, quando avete il treno? Cioè se finiamo alle 6 è troppo tardi o troppo presto? Un tuono è arrivato dal fondo dell'aula, è troppo tardi o? Va bene, finiamo le 8. Va bene, perché allora è interessante guardare che succede in luoghi di produzione? Allora, perché le colonie, vabbè, prima di essere colonie sono territori d'oltremare e sono luoghi in cui l'alimentazione è diversa da quella europea. Se voi leggete un qualsiasi resoconto di viaggio, di viaggiatori intorno al mondo, da pirati, esploratori e così via, vi arriveranno come episodi incredibili la scoperta del cibo. Un pirata, uno dei miei preferiti, che è William Dampier, fu il primo che parlò in Inghilterra delle chopstick, delle barchette, perché fu il primo a vedere usate le barchette in Cina, o almeno il primo a vederle e a parlarne. Perché, seconda cosa, perché i territori occupati vengono spesso dedicati a culture che non sono in grado di sostenere la vita umana. Qui faccio, per esempio, riprendo l'esempio fatto dal Fattaccio, il cacao diventa una delle principali culture dell'America centrale e America settentrionale, è chiaramente edibile, commestibile, ma nessun popolo a livello planetario è mai stato in grado di sopravvivere di solo tabacco, di solo cacao. Altri esempi più contemporanei sono tutti quelli legati alla triste fame della monocultura, per cui le sole arachidi in Senegal, la palma d'olio in Indonesia, il caffè e il cacao del Guatemala.
L'ultima perché le piantagioni portano con sé l'alterazione strutturale del sistema di produzione agroalimentare preesistente. Io non so cosa ho scritto qui, in realtà no, scherzo, chiaramente. Perché il sistema di produzione della piantagione, che è il sistema che gli europei hanno trasportato in giro per tutto il mondo senza averlo mai applicato in Europa, praticamente, o salvo per casi rarissimi, è un sistema che stravolge completamente il sistema alimentare del luogo. Perché? Perché la piantagione prevede un uso estensivo del territorio e molte volte intensivo della terra, per cui c'è uno spostamento di risorse verso la piantagione, risorse che possono essere manodopera, terra, capitali, e questo spostamento di risorse molto spesso è in grado di alterare in modo incredibile il sistema con cui la popolazione si alimenta. Ne parleremo dopo, però un esempio molto banale è, se voi avete per esempio seguito, c'è stato un po' adesso di campagna sulla questione dell'olio di palma, che viene dalla palma da olio, che viene dall'Indonesia, dal Borneo, soprattutto da paesi che si trovano. Allora, è soggetto all'analisi. Allora, io mi occupo in realtà di questa parte qua, della parte orientale, scusate, della parte occidentale, che è l'isola, è la cosiddetta Hispaniola, la parte a destra, la cosiddetta Santo Domingo, è la Repubblica Dominicana, la parte a sinistra era quella che era la colonia di Saint-Domingue, in realtà senza molto fantasia i francesi hanno tradotto in francese Santo Domingo, e che poi è diventata la Repubblica di Haiti. Haiti è il nome storico dell'isola, è quello che si ritiene, la tradizione vuole che fosse il nome storico dell'isola prima dell'arrivo degli spagnoli. Ora, dov'è Santo Domingo e dov'è Haiti? Ah, mi sono dimenticato il laser. Allora, è qua, si trova al centro dei Caraibi, si trova vicino a Cuba, vicino alla Giamaica e soprattutto si trova letteralmente in mezzo al sistema che unisce le Bahamas alle isole sottovento, che sono le isole là sotto, che sono quelle che noi generalmente consideriamo i Caraibi, la Martinica, la Guadalupe, Montserrat, Saint Martin e così via. Per darvi un'idea esattamente di che cosa sia l'uomo, facciamo un po' di geografia, al di là della roccia che è Haiti, che cosa c'è intorno ad Haiti. Haiti è il capolinea degli Elisei, da quel che non conosce. Cristoforo Colombo infatti arrivò, la prima città fondata da Cristoforo Colombo fu quella che adesso si chiama Monte Cristi, che è lì al confine tra Haiti e Santo Domingo, e che è l'arrivo degli Elisei. Haiti si trova anche nella parte iniziale di quella che è la corrente del Golfo, quei ghirigori sono la corrente del Golfo, per cui si trova in questa invidiabile posizione, per cui dall'Europa per arrivare a Haiti basta seguire gli Elisei e per tornare in Europa basta semplicemente mettere la nave sulla corrente del Golfo e si torna indietro. Chiaramente è la cosa un po' più complicata di così, però a grandi linee questo è. La cosa che è importante, soprattutto per dopo, è che in questo modo voi vedete che Haiti si trova esattamente nel cuore dei Caraibi, che sono a loro volta il cuore del bacino caraibico, che a sua volta è il cuore del continente americano, inteso come America del Sud e America del Nord insieme. Per cui è una posizione strategica per tutta una serie di fattori militari, politici, economici e così via. Sarà per quello che gli Stati Uniti continuano a invaderla. Ora, parliamo di fase di alimentazione di Santo Domingo. Storia alimentare Dominguaza, non esiste un aggettivo per Haiti in fase coloniale. Dominguaza è la versione francese, per cui io mi scuso, ho messo la parola francese nel testo, però almeno perché deve essere chiaro. Ora, la storia alimentare di Haiti varia molto a seconda delle varie fasi. Queste varie fasi, come le definite io, sono differenziabili in base alla cucina e ai principali prodotti utilizzati nelle preparazioni. Non sono andato a vedere le ricette, uno perché non esistono, due perché in realtà più o meno sono sempre le stesse, come dicevamo prima, lo stufato di maiali con patate o i tuberi, più o meno sempre quello. Per fare un discorso che si tenga alla fine della lezione, ho aggiunto anche quelle che sono le caratteristiche principali. Una caratteristica principale, diciamo, potremmo definirla una keyword, cioè una parola chiave per ogni fase. Ora, la fase cucina,
cucina Taino Arawa. Il Taino Arawa, che era la popolazione indigene di Saint-Domingue prima dell'invasione spagnola, si calcola che vivessero alcune centinaia di migliaia di persone sull'isola prima della colonizzazione spagnola, e la loro principale fonte di alimentazione erano piccola selvaggina, tuberi, in particolare patate bagnope, pesce e frutta tropicale. Ho definito come caratteristica principale la sostenibilità, perché se guardate i prodotti elencati c'è una caratteristica fondamentale. Che cosa manca? Manca una cosa fondamentale. Di tutto questo mancano, se stiamo parlando di popolazioni indigene americane prima dell'arrivo degli europei in un'isola caraibica, insomma, sostanzialmente, per farlo breve, la popolazione si trovava in uno stato a metà tra cacciatori e raccoglitori e una fase prima agricoltura, per cui erano in grado, o meglio, sapevano come coltivare patate e manioca, ma non avevano coltivazioni estensive, per cui per esempio il mais, quel poco che c'era, era coltivato generalmente quasi casualmente intorno ai campi. Si muovevano, erano seminomadi, per cui se guardate, piccola selvaggina, pesce, frutta tropicale, tuberi, patate e manioca, in realtà sono di una società che ha sviluppato un modo di alimentazione a diretto contatto con l'ambiente in cui vive, estremamente sostenibile, perché la distruzione dell'ambiente in cui vivevano sarebbe corrisposto alla loro stessa scomparsa. Abbiamo scritto tutto. C'è una seconda fase abbastanza cruciale che segue quella della precolombiana, che è la postcolombiana, cioè la prima cucina ispanoamericana. Io l'ho chiamata prima cucina ispanoamericana perché, a essere onesti, noi potremmo fare un'altra lezione su quello che succede a Santo Domingo, alias Repubblica Dominicana, che ha tutto un proprio percorso alimentare, giusto anche solamente per il fatto di essere stata una colonia di Haiti, che avrebbe la dignità di essere studiata, ma in questo caso non abbiamo il tempo. Per cui, come vedete, la prima cosa è piccola selvaggina, tuberi, pesce e frutta. Che sono in realtà i materiali che vengono recuperati dalla forma alimentare precedente. Semplicemente gli spagnoli, arrivati in America, scoprono che le culture che loro sono portati dietro, quindi il grano, gli animali che sono portati dietro, non stanno esattamente bene in Andalusia come in un territorio tropicale come in spagnola. Per cui semplicemente cosa fanno? Recuperano quelle esperienze, quel sapere alimentare proprio dei popoli Taino e Arawak, per cui hanno piccola selvaggina, tuberi, pesce e frutta, prodotti importati che sono in realtà soprattutto l'introduzione di animali e di specie alloctone, cioè non americane, sul territorio. In particolare quelli che faranno quella storia letteralmente della colonia sono maiali e bovini, suini e bovini. Gli ovini vengono portati, ma in realtà stanno molto male perché il clima è eccessivamente caldo, mancano alture degne di nota, per cui esistono le capre, ma sono una dose minimale, non ci sono praticamente pecore, non sono già le povere pecore ai Caraibi, e i prodotti di importazione. Non bisogna dimenticare che la colonia spagnola è immersa nell'impero spagnolo e il porto di Santo Domingo è il porto di arrivo per la maggior parte delle flotte partite dalla Spagna. Per cui Santo Domingo è ancora un posto dove è possibile trovare le esportazioni spagnole, vino spagnolo, vino francese, vino italiano, riso, sacchi di farina che arrivano dalla Francia piuttosto che dall'Italia. La caratteristica principale è la trasformazione dell'evoluzione, e qui io però vi chiedo un contributo intellettuale fondamentale, perché trasformazione e evoluzione non sono la stessa parola, e io vorrei da voi un parere. Perché? Da un punto di vista storico, l'arrivo degli europei, il suo spagnolo, è un'ecatombe. In 10 anni sterminano la metà della popolazione, nei successivi 10 anni praticamente la cancellano, al punto tale che sono costretti a importare gli schiavi. Quindi è una denotazione abbastanza negativa. Ora, da un punto di vista però alimentare,
si passa da una situazione in cui c'è una certa disponibilità, quindi la disponibilità del piccolo selvaggino, tubo di pesce e frutta, quindi quella standard, da una situazione in cui vengono introdotti altri prodotti che sono soprattutto, appunto dicevamo, quelli esterni, maiali e bovini, che in realtà si inseriscono nel mondo coloniale e mondo precoloniale, offrendo qualcosa in più. La mia domanda è, possiamo leggere questa come una questione, un miglioramento, quindi come un'evoluzione nel senso positivo, o è semplicemente una trasformazione? Sento più il condizionatore di voi. Potreste anche dirmi non si può valutare. Qualcuno è d'accordo? Se no dobbiamo ghigliottinare da sola. Sì, sono d'accordo anche io, fondamentalmente. Quindi siamo una trasformazione, di fatto, cioè, di Taito, che si chiama Aramak, erano vissuti per tranquilli, no? Cioè, nel senso, non è che avessero avuto grandi malattie, che avessero decimato. No. Cioè, nel senso, la produzione di nuovi prodotti, se non comporta appunto un miglioramento, cioè io vedo un miglioramento con l'evoluzione, ma di fatto qui non c'è, perché se un miglioramento viene aumentata, integrata l'alimentazione, ma e quindi trasformata. Io allora qua sono subito. No. Però l'alimentazione più ricca è migliore. No, non sono d'accordo. Perché? Qui era avete parlato del Mediterraneo. Con la scarpellina, brevemente, so perché l'ha detto, ma non c'è questa parola che viene detto. In questo caso è un arricchimento della dieta. Ora, per tagliare corto, in effetti, in realtà, se voi leggete alcuni libri, secondo me non di grande valore, dicono che è un miglioramento. Cioè che nel sistema dell'orrore causato dall'arrivo degli europei in America, l'arrivo degli europei porta l'arrivo degli ungulati e dei cavalli e dei bovini da allevamento, cosa che non sono chiamano i bufali, o meglio non erano i bufali, che è un miglioramento nel complesso generale. In effetti, se però si guarda una storia più fatta bene, in effetti è una trasformazione, non è un miglioramento, è un cambiamento. Ricollegandomi a quello che diceva la dottoressa Fattacciu, l'arrivo del cacao non migliora la vita degli spagnoli o degli europei, però cambia una serie di costumi. Per cui sì, questa è una trasformazione. Purtroppo gli abitanti di Spagnola non fanno tempo a godersi questa trasformazione. Però chi si gode la trasformazione in realtà sono quelli che ci sono dopo gli spagnoli. Certo. Però non utilizzerei il termine evoluzione collegandolo all'idea di miglioramento. Cioè è un po' veramente un concetto legato all'evoluzionismo lineare che è stato, come dire, uno dei cavalli di battaglia alla fine del colonialismo e dell'imperialismo. Cioè, infatti, utilizzare magari delle altre parole. Assolutamente d'accordo. Ma infatti in realtà io ho messo questo solamente perché se voi andate a vedere, sono andato a vedere un po' di cose per la lezione, voi trovate il termine. Cioè, non sto dicendo, infatti per questo ho puntualizzato. Iniziare il discorso sull'evoluzione è un termine che trovate in alcuni libri, secondo me fatti male, anche un certo tipo di storia dell'alimentare molto eurocentrica, in cui il modo in cui gli europei mangiavano era migliore degli altri perché era più ricco, perché era più complesso, perché si credeva che il modo alimentare degli europei fosse quello della dieta mediterranea, cosa che appunto, come è stato detto, non era, o lo è stato per breve tempo, ma per una ristrettissima elite. In realtà io non ho messo una provocazione, infatti per quello che vi ho chiesto, secondo voi è un miglioramento o è semplicemente una trasformazione? È chiaro per me che sarà sempre una trasformazione, non riesco a leggere questo miglioramento anche perché sembra una definizione oggettiva di una fase che tutto è tranne che oggettivabile. Per cui, allora, lei sopravvive al fatto di avermi interrotto, quindi potete farlo anche voi. Ora, nella storia italiana a un certo punto c'è qualcosa che cambia, nel senso che gli spagnoli diventano una minoranza e chi diventa la maggioranza sono i cosiddetti fratelli della costa, i Panieri, i Flibustieri, i Montpilati. Costoro recuperano ancora una volta quella che era l'alimentazione degli Arawak e Taino, quindi
recuperano la piccola selvaggina, i tuberi, il pesce e la frutta, recuperano e soprattutto valorizzano quelle specie alloctone che si sono americanizzate, nel senso che ormai i suini e i bovini si sono insediati per solidamente e usufruiscono raramente ma significativamente prodotti di importazione. Ora, tra tutte queste cose, la parte più interessante è la seconda, cioè l'uso delle specie alloctone. Breve excursus di storia spagnola della colonizzazione di Spagnola. Nel 1542, se non sbaglio, vengono scoperte, negli anni 40, del XVI secolo, vengono scoperte le due più grandi miniere d'oro del pianeta, che sono Zacatecas e Potosí. Improvvisamente in America si diffonde la notizia che in due luoghi precisi sotto dominio spagnolo ci sono due montagne letteralmente fatte d'oro e d'argento. Cosa succede in un'isola che era Santo Domingo, che in realtà era assolutamente povera di oro e d'argento? La gente comincia ad andarsene, scappa letteralmente verso Zacatecas e Potosí, per cui nel giro di letteralmente 20 anni la popolazione si riduce a un quinto, un decimo di quella iniziale. Negli anni 70 del XVI secolo l'isola di Spagnola è un'isola semideserta, abitata soprattutto, era la capitale Santo Domingo, e c'erano alcuni insediamenti sparsi in quella che era, in questa parte qui, quella che ho studiato, le Cap e le Organ, che però il governo spagnolo non è in grado di difendere, perché non c'è più nessuno letteralmente a difendere le coste di Spagnola. Per cui avviene questo fatto che viene definito devastazione de ossorio, per cui letteralmente le deportazioni sono devastazione de ossorio. Il governatore spagnolo Osorio, sotto ordine di Filippo III, deporta letteralmente la popolazione dalla parte occidentale dell'isola verso Santo Domingo e verso il centro dell'isola. Durante le deportazioni vengono perse di vista greggi di capre, branchi di bovini e gruppi di suini. Il risultato è che quando negli anni 20-30 del XVII secolo arrivano i primi pirati, o meglio, i primi bucanieri, l'isola è letteralmente ricoperta di maiali e bovini. Nel senso, parlano, cioè letteralmente descrizione di questo Bengodi, per cui ogni cespuglio aveva il proprio maiale sematichito, ogni savana aveva la propria manna dei bovini. Voi dovete calcolare che stiamo parlando di un'epoca in cui in Europa la carne è estremamente costosa e diventa letteralmente una miniera d'oro. Una miniera d'oro non per tutti, ma per coloro che hanno la voglia di andare fino a Saint-Domingue a cacciare i maiali e i buoi. Nel testo che vi ho dato, quello di Alexandre Olivier, c'è la descrizione di alcune di queste persone, che sono i bucanieri, che altro che non erano che marinai, soprattutto non spagnoli, ma inglesi, francesi, olandesi, che si insediano in questa parte occidentale di Spagnola e approfittano della ricchezza agroalimentare del territorio per sviluppare un proprio commercio. Vendono quello che si chiama il cuiver, che chiamano il cuiver, quindi il cuoio grezzo alle dame di passaggio, salano e essiccano la carne di bue da vendere alle navi in partenza per l'Europa, per cui si inseriscono in questo sistema, con questo sistema di commercio triangolare tra Europa, America e Asia, Europa e Africa, e sviluppano quello che noi oggi conosciamo come barbecue, che all'epoca era chiamato il bucan, che da cui bucaniere, che era semplicemente l'utilizzo di questa palma che ancora oggi si chiama palma da bucan in tutta l'America Latina, che è una palma che ha delle foglie molto particolari che una volta piegate e messe a rastrelliera sono praticamente ignifughe, per cui sono perfette per creare delle tettoie su cui mettere la carne ad essiccare e affumicare. Chi di voi ha visto Into the Wild? Beh, quasi non tutti, alcuni. Il problema di uccidere un animale di grossa taglia nei Caraibi è molto peggio che non quello che succede quando Alex da Supertramp uccide l'alce in Alaska. La carne non dura un giorno, quello che succede lì dura 10 minuti. Il loro sistema uccide l'animale, prende, fai subito il barbecue e essicca la carne.
Qui la caratteristica principale che ho messo è adattamento. Adattamento perché questi che sono europei tout court, la maggior parte di loro arriva dall'Inghilterra, dalle campagne francesi, dall'Olanda, non ha particolari competenze tecniche o pratiche per mettere in valore il territorio su cui sbarcano, però recuperando una parte delle conoscenze degli Arawak, e qui la cosa interessantissima è che parte delle conoscenze degli Arawak passa attraverso gli schiavi Maroon spagnoli che le hanno utilizzate a loro volta e che le passano a loro volta ai bucanieri, quindi appunto il bucan è probabilmente un'invenzione taino Arawak. E appunto adattandosi alla condizione che in cui vengono a trovarsi e sfruttando al massimo le risorse a loro disposizione riescono a collocarsi all'interno del sistema economico euro-americano, al punto che la Francia decide che questa parte della colonia spagnola va bene una messa, perché sostanzialmente viene occupata e poi militarmente vinta in Europa, da cui poi nasce un nuovo sistema. Ora qui facciamo una piccola spaccatura, perché io qua parlo di cucina franco-americana, non è esattamente vero. Quello che io parlo qua è quello che mangia la stragrande maggioranza della popolazione di Haiti nella seconda metà del XVIII secolo. Chi è la più grande la maggioranza della popolazione di Haiti nella seconda metà del XVIII secolo? Ho sentito la parola schiavi. Schiavi portati dalla neri. Esatto, non si sa esattamente quanti fossero gli schiavi al momento della rivoluzione francese, che è un po' uno spartiacque, però si calcola che fossero tra 500 e 750 mila, 500 e 750 mila persone su un'isola che ha la grandezza, su un territorio che ha la grandezza tra due volte e mezzo la Corsica. Se voi calcolate che stiamo parlando di un periodo in cui l'isola si trovava ad alcune migliaia di chilometri dalla Francia, ad alcune migliaia di chilometri dall'Europa e in mezzo a nulla, nutrire quotidianamente tra 600.000 e 750.000 persone era un'impresa titanica. Per farlo cosa fanno? Usano granaglie importate, per lo più dalla Francia ma anche dalle 13 colonie, granaglie sono generalmente grano o farina. Paradossalmente la farina, che con i costi di trasporto era migliore, era più difficile da trasportare perché marciva più in fretta. Qui paradossalmente il grano, per una resa molto minore, viene preferito. Carne e pesce importati generalmente sono secchi e vengono da tutto l'impero francese e dall'impero britannico, soprattutto dall'Irlanda. Se volete cercare un contrabbandiere irlandese del XVIII secolo potete trovarlo sicuramente passato da Haiti. Produzioni locali che sono zucche, manioca e patate, produzioni locali, vale, chiudiamo un attimo, poi passo a tornare indietro. Caratteristica principale è la dipendenza. 750.000 persone da Haiti nel XVIII secolo dipendono da qualcun altro per l'alimentazione. Perché? Perché, come dicevamo prima, il sistema di piantagione molto spesso è un sistema che, pur basandosi sulla produzione di beni che sono edibili e commestibili per gli esseri umani, non sono sistemi in grado di sostenere la vita umana. Ad Haiti, nel XVIII secolo, si coltiva cacao, soprattutto zucchero, ma anche cacao, caffè, indaco, che pur essendo commestibili non sono in grado di sfamare questa popolazione. Una piccola soluzione viene trovata, ma dura poco, ed è quella di dedicare una parte delle coltivazioni a zucche, manioche, patate, che sono prodotti che hanno un'altissima resa in questa area geografica, a questa latitudine, bene, e soprattutto offre l'occasione di lavoro a quegli schiavi che per incidenti sul lavoro o per età non sono più in grado di lavorare nelle piantagioni, per cui le donne anziane o le donne che tengono che curano i bambini della piantagione, piuttosto che gli uomini che sono stati feriti durante il taglio della canna da zucchero o dalle macine, si dedicano alla cultura di questi orti, che in alcuni casi hanno anche dimensioni considerevoli, ma che non arriveranno mai
a supplire la popolazione, diciamo, a non sfamare la popolazione, perché guardate che le piantagioni più grandi hanno circa 800 schiavi. Ci vorrebbero estensioni di terreno enormi, la maggior parte di un territorio come quello caraibico. Per fortuna a un certo punto il sistema schiavistico implode ed esplode contemporaneamente, per cui il risultato è che c'è l'indipendenza di Chiamare. Il 1 gennaio 1804 viene dichiarata la Repubblica di Haiti. Sei mesi dopo diventa un impero. La storia di Tiana diventa un guazzabuglio di imperatori, di presidenti, colpi di Stato, invasioni di Santo Domingo e così via. Però la cosa fondamentale che cambia la storia di Haiti è che il sistema di piantagioni collassa. Collassa perché? Perché sempre il sistema di piantagioni, come era ancora pensato all'inizio del XIX secolo, si basava sulla schiavitù, per cui essendo gli schiavi, avendo gli schiavi ottenuto la libertà, il sistema di piantagione scompare. Gli ultimi rimangiugli del sistema di piantagione vengono mantenuti in piedi fino alla metà del circa nel 1800, quando un accordo con la Francia per il pagamento dei danni di guerra letteralmente uccide l'economia haitiana, portandola a quella che più o meno conosciamo oggi, essere una delle più disastrate dell'emisfero americano. Ora, ancora una volta c'è la piccola selvaggina, le specie alloctone che erano praticamente scomparse insieme al sistema di piantagioni, perché i territori in cui pascolavano soprattutto i maiali, gli selvatichiti, erano stati trasformati in piantagioni. C'è un ritorno delle specie alloctone e la piccola selvaggina. Tuberi e frutta ricominciano a crescere, soprattutto perché le piantagioni tuberi e frutta, pesce, perché per fortuna il mare di Haiti è sempre stato molto pescoso, pochissimi prodotti di importazione, perché Haiti non ha letteralmente denaro per acquistare beni che vengono da fuori del sistema italiano. Per cui l'alimentazione si riduce a piatti molto semplici, come erano, come parlavamo prima, per il griot, quindi carne di maiale cotta con fagioli e riso. È un generale pre-collasso del sistema, e io ho chiamato riadattamento perché in realtà è una fase in cui, sebbene gli schiavi haitiani vivessero lì, vivessero a Saint Domingue da tempo immemore, vivono in un sistema che non è più quello che li ha portati lì, in una situazione di completa trasformazione socio-culturale e economica, per cui è un continuo riadattamento che purtroppo finisce con quella che noi conosciamo essere la cucina della crisi, cioè la contemporaneità, in cui l'economia haitiana è completamente collassata sotto il peso del narcostato e sotto il peso del terremoto, soprattutto dei disastri ambientali causati dall'uomo e purtroppo dagli schiavi che hanno cominciato a disboscare sistematicamente l'isola subito dopo l'indipendenza, perché una delle cose che arrivava dalla Francia era il combustibile. Per cui sostanzialmente ci sono prodotti di importazione, perché per fortuna le rimesse degli immigrati permettono alla popolazione che viene di acquistare dall'esterno tuberi, che sono patate e manioca, pesce, frutta molto poca, ma sostanzialmente è una cucina di povertà e sopravvivenza. Se voi probabilmente, credo come Ragnoli, parlate di questo, però sostanzialmente quella, paradossalmente, la pizza di fango è l'estrema forma del minestrone. Il minestrone è nato come prodotto povero. La cosa più simile che ho trovato alla pizza di fango è, una volta che ero a Parigi, ho trovato la descrizione di una zuppa che veniva venduta alle Halles alla fine del XVIII secolo, e che cos'era? Erano i rimasugli dei macellai, dei fruttivendoli, che venivano messi tutti insieme a bollire per ore finché poi non veniva venduta. Qui la soluzione estrema, per cui si riduce a una pizza cotta in forno, all'epoca era un minestrone, ma il concetto è quello: una cucina estremamente povera ed è una cucina di sopravvivenza. Non si mangia perché piace, si mangia perché si vuole arrivare vivi alla fine del mese. Ora, arriviamo al momento blu. Questo è l'elenco delle fasi: c'è la cucina Taino-Arawak, la cucina spano-americana, la cucina delle frittate delle coste, la cucina franco-americana, la cucina dell'indipendenza e la cucina della crisi. Ora, vi faccio vedere un'altra lista di fasi diverse. Queste sono le fasi della colonizzazione di Saint-Domingue, la fase precoloniale, il periodo spagnolo, il periodo
formale di periodo francese l'indipendenza e l'attualità. Ora, vi farò una domanda per alzata di mano, meglio della farà la slide per me. Domanda: ma è la cucina coloniale che è influenzata dalle fasi della colonizzazione o è la cucina coloniale che influenza le fasi della colonizzazione? Un sottile giochino di parole, però dovreste capirlo. Secondo voi qual è? Ok, abbiamo Paolo, chi è che dice che appena alzate in mano, facciamo rapidi, che la cucina coloniale è influenzata e non è il contrario? Il contrario? Cioè chi è che crede che sia la cucina che influenza? Vedete di Erika che parla, perché ha seguito già un corso fatto con me, con un'intelligenza incredibile, ha detto. In realtà, beh, la mia è la provocazione. Inteso come la produzione, cioè la produzione agricola, la produzione che poi influenza. Cioè, io immagino la cucina come un sistema di costume. Chiaro, la cucina non è in grado di influenzare il sistema imperiale. Quello che però è che la cucina è il prodotto di fenomeni socioculturali che esulano in realtà dal sistema, dalla costruzione imperiale in America, e che in realtà è vero che influenzano invece il modo in cui si formano gli imperi. Facciamo un esempio qua. Cioè andiamo a vedere qua. Ora, queste sono le chiavi che vi ho dato prima, le parole chiavi. Ora, il periodo coloniale fino all'arrivo di Colombo è sostanzialmente un sistema autonomo. Nel senso che, per quanto ne sappiamo noi, la storia dei paesi, delle popolazioni precoloniali è estremamente complessa e estremamente difficile da fare, la situazione di Spagnola prima di Haiti, quindi prima dell'arrivo degli europei, era una situazione abbastanza stabile, di sostenibilità, quindi esistevano chiaramente le variazioni all'interno della popolazione, dei diciamo, alti e bassi del numero degli abitanti, però generalmente stabile. Mancavano, anche a causa di una serie di situazioni storiche, situazioni di pressione che potessero spingere al cambiamento, per cui per quanto non mancasse probabilmente la pulsione al cambiamento, la situazione precoloniale sarebbe potuta andare avanti tecnicamente a tempo indefinito. Il periodo spagnolo, in realtà è un periodo di trasformazione e rivoluzione, è un periodo che dura relativamente poco, per farci capire che cosa avrebbe potuto essere o cosa avrebbe potuto diventare. La cosa interessante però, ricollegandomi alla domanda fatta, perché io dico che la cucina in questo caso può darci gli esempi per pensare che il cambiamento è venuto da qualcosa connesso direttamente al sistema di produzione agroalimentare? Perché se voi andate a rivedere quello che vi ho detto, che era la fase ispanoamericana, cioè piccola selvaggina, tuberi, pesce, frutta, prodotti importati, prodotti di importazione. Cos'è che manca rispetto, per esempio, a quello che voi potreste immaginare essere un'isola caraibica del secolo successivo? Non c'è niente che valga la pena di essere trasportato in Europa. Niente. La selvaggina, sì, ho capito, carichi quattro pappagalli sulla nave, in Islanda, è finito. Le patate non avevano valore. Il pesce men che meno, la frutta men che meno, gli altri sono prodotti importati. Cos'è che manca rispetto alla colonia che sarà poi quella francese? Mancano tutti quei prodotti che saranno la ricchezza del periodo francese, quindi lo zucchero, il cacao, il caffè, tutto questo manca perché gli spagnoli all'epoca non avevano il know-how, parola che ho imparato dal professoressa Ruccio tanto tempo fa, no, molto giovanissimo, molto. Non avevano no per sviluppare sistemi di piantagione. Per cui gli spagnoli erano capacissimi di sfruttare tutta quella ricchezza a disposizione, quindi le specie alloctone importate, la selvaggina già presente, i tuberi presenti, ma non sembra andare oltre. Chi rompe, diciamo, questo circolo, chi rompe avanti invece questo circolo? Furono i successori dei spagnoli, cioè in particolare i bucanieri, perché cosa fecero i bucanieri in un lasso di tempo relativamente breve, circa 50 anni?
riuscirono a inserirsi nel sistema commerciale europeo con produzioni locali che inizialmente erano produzioni, appunto, abbiamo detto, cuoio di bassa qualità, che comunque aveva un altissimo valore in Europa, ma poi pian piano diventò tabacco, poi verso 50 anni dopo la fuga degli spagnoli cominciarono a diventare le prime piantagioni di zucchero, per cui quando la Francia definitivamente prende il controllo di Haiti alla fine del XVII secolo, 1697, la colonia è già una produttrice netta, esportatrice netta, scusate, di prodotti tropicali, in particolare indaco. Alla metà del 1750 un osservatore inglese dirà che Haiti è la perla del sistema coloniale europeo in America, perché da sola produce un valore, questo lo sappiamo poi noi nelle sue rimane che sono stati fatti, la singola colonia di Haiti, quindi un quarto di spagnola, produceva un prodotto interno, aveva un prodotto, il valore delle esportazioni era superiore a quello delle 13 colonie. Tornando un attimo, scusate, ho fatto un salto al periodo francese. Il periodo francese è quello che più si adatta alla mia provocazione su che cos'è che fa cambiare, se è l'alimentazione o se è la fase industriale. Ora, mi sono dimenticato, volevo darvela da leggere, però più che mi sono dimenticato mi è stata forse molto significativa senza una buona presentazione. Sono stati fatti studi, soprattutto negli anni 80 e 90 in Francia, degli studi sui sistemi di piantagioni, cioè che cosa le piantagioni compravano, che cosa vendevano, chi fossero i gestori delle piantagioni, quanti schiavi avessero, quali fossero le dinamiche interne e esterne. Si è visto che appunto la piantagione comprava cibo per i propri schiavi, ne coltivava una parte e così via. Recentemente una studentessa americana ha fatto un calcolo molto stupido e ha detto, vediamo in base a quanto cibo viene comprato quanto mangiavano gli schiavi. E lei ha calcolato che nel giro di 2 anni avrebbero perso tutto, gli schiavi sono tutti morti. Perché? Perché in realtà questa fase di dipendenza sottende, o meglio, nasconde la fase di dipendenza non dalla Francia. Per nutrire 600.000 schiavi, cosa fanno le coloni? Che non possono contare su altro che la Francia, sviluppano una rete commerciale americana. Ossia, comprano tutto quello che gli serve dalle 13 colonie. Comprano ma non dichiarano. Per cui, se voi leggete il registro delle piantagioni, il cibo comprato dai contrabbandieri non c'è, per cui sappiamo che il cibo era comprato, semplicemente perché, questo poi invece l'ho fatto io recentemente, in alcuni anni sono rimasti l'elenco di tutte le navi partite dalla Francia per Haiti, e negli anni 40 ci sono 4 navi in fila, la Francia non esporta abbastanza per mantenere tutta la popolazione. Qualcosa non funziona, da qualche parte deve arrivare. Chiamano per il carico di farina arrivato? Dobbiamo andare che si controlla ieri. Aspettate, si è perso le slide qua. Ah, esatto. Per cui si crea un sistema che progressivamente mina il sistema imperiale francese, non so, io mi muovo, spero che non mi segua, mina il sistema imperiale francese semplicemente perché tutto quello che era costruito dalla Francia, il famoso per me, il sistema dell'exclusive, cioè tutti i sistemi monopolistici che gestivano il trasporto del cibo dalla Francia verso la colonia, viene un attimo a mancare, semplicemente perché si sviluppa un vecchissimo sistema di contrabbando. Un esempio che vi faccio, chi vuole è stato negli Stati Uniti? Chi è stato nel nord-est degli Stati Uniti? Boston. Qual è l'alcol tipico di Boston? Prodotto alcolico tipico? Alcol non l'ho bevuto, ma mangiato quelle zuppone... Il clam chowder, che in realtà il clam chowder è all'origine della cucina cajun, perché è l'utilizzo fruttinale. Il paradosso è che il prodotto alcolico tipico oggi di Boston è la birra, perché in realtà c'è stata l'immigrazione irlandese. Ma prima della grande immigrazione irlandese, negli anni 40 e 50, nel XIX secolo, il rum. Ora, che cos'è il rum? Il rum è il derivato della distillazione dello zucchero di canna. Se volete la derivazione della ghildiva, che è la forma primordiale di rum,
Per cui sostanzialmente in un posto in cui a circa 5.000 miglia dalle zone di coltivazione di paglio della canna da zucchero, una città costruisce la propria ricchezza sul fatto che si vende l'olio. Gli americani, inteso come statunitensi o futuri statunitensi, creano un sistema di commercio temporale basato sul contrabbando dei derivati, della canna da zucchero derivati da Saint-Domingue a Boston, perché semplicemente gli schiavi vengono più pagati in argento, vengono pagati in botti di rum, che vengono venduti nei Caraibi, dove vengono a loro volta riforniti di canna da zucchero e dove vengono a vendere loro stessi legname e farina. Quindi quando qua dicevamo la rottura è data dalla cucina e non dal cambio di padrone, vi faccio l'ultimo esempio, che questo l'ho messo addirittura nella tesi di dottorato. A un certo punto Thomas Jefferson, negli anni poco precedenti, quella dipendenza americana, viene chiamato a interloquire con una commissione che era stata mandata dalla Camera dei Lord britannica a chiedere rendicontare su un fatto che non riuscivano a spiegarsi. La Virginia comprava ogni anno in Gran Bretagna merci per un valore di 600.000 sterline e vendeva alla Gran Bretagna merci per un valore stimato intorno ai 150.000 sterline. Jefferson, che era un ragazzo che amava i giri di parole, ha detto: noi contrabbandiamo, milord, questo contrabbando. Perché lui lo fa? In realtà lui lo fa perché è inserito tutto in un discorso politico, per cui, che sarà ripreso poi da Thomas Paine, sul fatto che le colonie americane devono avere il diritto di commerciare liberamente in America, perché altrimenti non riusciranno a ottenere la loro piena espressione. Ma la cosa interessante per me, quando ho letto questa cosa, era che Jefferson, che non era uno statista, non sapeva niente di statistica, era già però in grado di capire che cosa fosse il motore della Virginia, che al momento tra l'altro era una delle colonie più ricche del sistema delle 13 colonie. E infine userò queste ultime due cose, che sono indipendenza e qualità, per collegarmi a quelle cose che dirò dopo. Se la chiusura del sistema francese in realtà corrisponde con l'arricchimento degli Stati Uniti a un punto tale che sarebbe un punto di rottura, per cui i mercanti statunitensi sono in grado di dire: no, noi abbiamo un mercato tale da poter competere e agire da soli, diciamo nelle cause economiche della rivoluzione americana, la rottura della connessione tra Francia e Haiti porta all'indipendenza. L'indipendenza che però porta anche al collasso del sistema coloniale, quindi del sistema di piantagione. Una cosa che noi per fortuna poi non abbiamo mai più visto, cioè un sistema in cui letteralmente dall'oggi al domani la popolazione prende il potere, distrugge il sistema di piantagioni, vengono abbandonate le piantagioni. L'abbandono delle piantagioni corrisponde però con la distruzione di quello che potremmo noi definire oggi il prodotto interno lordo di Haiti e del potere d'acquisto della popolazione. Non hanno più niente da vendere, letteralmente lo zucchero viene ancora prodotto perché rapidamente gli ex schiavi si rendono conto che non hanno più niente da vendere, quindi si riattivano, ma qui c'è il rovescio della medaglia. Gli stessi americani che avevano fatto i soldi con loro adesso usano le tecniche imparate dai francesi, quindi tengono con il guinzaglio corto, leggiamo letteralmente, i mercanti e i produttori haitiani, semplicemente arrivando il giorno prima che la merce cominci a essere troppo vecchia per essere venduta per ottenere prezzi migliori. Consegna una merce variata a prezzi altissimi, perché tanto hanno un nuovo mercato che è tutta l'America Latina a cui vendere tutti i loro prodotti, per cui il risultato è che Haiti rapidamente soffre carestie, distruzioni. Uno dei motivi per cui Haiti invade e occupa Santo Domingo, cosa che mi ha sempre fatto tra virgolette ridere prima di sapere tutto questo, è che non sapevano letteralmente cosa dare da mangiare alla propria popolazione, e dato che Santo Domingo era tre volte tanto, ma aveva una popolazione circa di un decimo, speravano che espandendosi avrebbero avuto accesso alle risorse. In realtà le risorse mancavano, perché mancava letteralmente la capacità di un'isola come era Haiti di dare da mangiare a una popolazione che non aveva mai attraversato quella che era la fase definita della cucina italiana, non si poteva più tornare indietro.
il sistema della selvaggina, le coltivazioni locali, la sostenibilità del sistema e la rotta. E come noi vediamo adesso nel mondo, la rottura della sostenibilità del sistema produttivo agroalimentare non è facilmente ripristinabile. Non lo è per noi che lo sappiamo, non lo era per loro che erano disperatamente alla ricerca di cibo, risorse, legna da ardere. Ci sono delle foto impressionanti, poi se voi usate Google Earth, andate sul confine tra Santo Domingo, tra la Repubblica Dominicana e Haiti adesso, da una parte c'è la savana, dall'altra parte c'è la foresta, perché la popolazione haitiana sta battendo tutto quello che c'è, semplicemente perché non hanno legna da ardere, non avevano carbone nell'Ottocento, non hanno legna da ardere adesso, per cui il legname che si trova battendo la foresta, che è un bene che nessuno possiede letteralmente, viene esportato così, al punto tale che un italiano è stato premiato con un premio, non Nobel, ma un premio all'innovazione, perché ha inventato un forno a energia solare che funziona e permette a gente di non tagliare gli alberi, che è uno dei sistemi. Ora, a questo mi collego, e adesso passiamo alla fase 2 della mia vita, cioè la fase in cui mi occupo di più organizzato, perché abbiamo parlato della piantagione, abbiamo parlato di Haiti, purtroppo non è il passato del nostro mondo, ma è la assoluta attualità. Io non entrerò molto nella tematica piantagione perché non dubito che Muccio, se non sbaglio, l'esperto di fair trade, di commercio ecosolidale, ve ne parlerà moltissimo. Il fair trade è la nostra unica speranza in questo senso, cioè coloro che si lottano per impedire che noi stessi ci ammazziamo. Il problema della piantagione è che la popolazione è concentrata in zone del mondo in cui le risorse sembrano praticamente infinite. Parliamo per esempio dell'Europa, degli Stati Uniti, degli Stati Uniti e della Cina. Il resto del pianeta vive in zone relativamente poco abitate, in zone molto spesso tropicali, se pensate a tutta la fascia tropicale di Indonesia, Malesia, tutto il sud-est asiatico, tutta l'India, tutta la zona dei paesi del Comoros, quindi del West Africa, il nord dell'America Latina. Vivono in territori che hanno effettivamente una densità abitativa relativamente ridotta, ma che, a parte alcuni casi tipo Hong Kong e Singapore, e che hanno accesso alla risorsa più incredibile che abbiamo noi, che è la luce solare. Per cui tutta una serie di piantagioni vengono collocate tra, appunto, per esempio, diceva appena, la palma d'olio, 10 gradi sopra, 10 gradi sotto l'equatore perché sennò fa troppo caldo, il cacao, il caffè e così via vengono messi in altura, ma generalmente sulle linee dell'equatore. La cosa che però le piantagioni fanno, facevano una volta e fanno per oggi, è che drenano una quantità di risorse incredibile. Io mi sono occupato, per questione che mi ho organizzato, di un villaggio che si chiama Las Pavas, che è un villaggio in Colombia, che non era esattamente indenne da colpa, nel senso che aveva occupato un territorio che apparteneva a una persona che forse voi conoscete, che è Pablo Escobar, uno dei grandissimi, uno dei più famosi boss colombiani del traffico di cocaina, che faceva il riciclaggio di denaro comprando terreni. Uno di questi terreni è stato comprato una volta che Pablo Escobar era stato, diciamo, eliminato, è stato occupato da una popolazione di poveri contadini colombiani che hanno cominciato a coltivarlo. Hanno ottenuto il possesso della terra finché è arrivata una multinazionale che ha detto: no, scusate, io questo terreno l'ho comprato da Pablo Escobar. È minimo. Il problema è che hanno ragione. Per cui c'è stato un breve dibattito in tribunale e si è detto: va bene, rimandiamo quello che sarà il giudizio finale. Il problema qual è? Ed è lì che entro in campo io. La multinazionale, non direttamente ma attraverso la controllata, ha pagato gli uomini di Pablo Escobar per spiegare con gentilezza e fraternità alla popolazione della Spavas che non erano ben graditi. La popolazione è stata scacciata e la piantagione è stata costruita. Nonostante i cittadini della Spavas abbiano vinto nel 2013 il processo contro la multinazionale, che stupidamente ha perso proprio perché è stata accusata di essere mandante dei crimini, il problema qual è? Che dopo 10 anni che la popolazione era stata cacciata dal territorio, non aveva più
legami col territorio. I giovani erano cresciuti a Bogotà, piuttosto a Medellin, le persone hanno trovato veramente un altro ruolo, dovevano sopravvivere. La cosa che noi non ci rendiamo conto è che dei displaced people, cioè delle persone cacciate dai propri territori, dalla guerra, dalla crimine, via, è che sempre. Me ne rendo conto, io devo dire che questo è molto sensibile perché sono stato papà da poco, mia figlia deve mangiare almeno 3 volte al giorno, tutti i giorni della sua vita. Ed è una cosa tricky, come dicono gli americani, di parlare di storia del cibo. Parlavo con un fenomenale sindacalista CGL della provincia di Foggia. Che tu sia ricco o tu sia povero, tu devi mangiare per sopravvivere. Da questo non si scappa. Per cui la storia del cibo, una delle cose per cui vale la pena farlo, tra altre cose, è che tu, per quanto gli imperi siano diventati grandi, per quanto incredibilmente potenti siano tante persone, il re doveva mangiare tante volte quanto il popolo. Certo, mangiava meglio, si è detto appunto come succede a Scarpellini, si è diversificato il gusto, il cibo. Il popolo deve mangiare lo stesso, per cui c'è una continua connessione tra la storia del passato e la storia del presente. Scusate, io su questa roba sono un po' incarognito della continuità del sistema della piantagione tra il passato e il presente, perché io sono cosa che io vedo quotidianamente lavorando sulle piantagioni, ma che il mio capo, in quella maledetta posta per la Global Initiative, non vuole capire. Cioè, ci sono dei fenomeni, soprattutto nella storia del cibo, che ritornano. La piantagione si basa sulla coltivazione di prodotti che sono da esportazione verso territori mediamente lontani. Il caso, per esempio, che facevo prima della palma dell'olio di palma è uno dei più famosi perché è al momento la principale fonte di grassi vegetali per noi. Se voi guardate qualsiasi vostro cosa che voi avete in casa alimentare, ha dentro olio di palma. Chi voi usa il burro di cacao, il burro di cacao è fatto in buona parte di olio di palma. È quello che rende il burro di cacao. Evidentemente il burro di cacao non è fatto di burro di cacao perché il burro di cacao costa, mentre l'olio di palma non costa. Come mai l'olio di palma non costa? L'avete letto, se avete letto, quell'articolo che vi ho mandato del Bloomberg Business Week, che è l'unica inchiesta che sia mai stata fatta sul lavoro nelle piantagioni. La cosa interessante, per quanto mi riguarda, che leggendo le cose del lavoro delle piantagioni 2013 in Indonesia, io leggo esattamente le stesse... Oh, perdono, questa è colpa mia, questo è il carico di farina stella. Quello che leggete sono le stesse cose. Una cosa di cui non vi ho parlato che non serviva era quella dei lavoratori a contratto, cioè schiavi che venivano pagati per lavorare nella piantagione. È un fenomeno che noi troviamo nel XVI secolo in Spagna, nel XVII secolo e XVIII secolo nella colonia francese e inglese, e lo troviamo oggi, nel XXI secolo, in Indonesia. La cosa interessante è che all'epoca non esisteva una sorta di condanna etica di queste forme di sfruttamento. Ancora oggi la condanna etica, questo lo dirà probabilmente quello del fair trade, però la cosa incredibile è che le compagnie multinazionali possono dire di partecipare, possono chiedere di partecipare a progetti contro lo sfruttamento del lavoro delle piantagioni semplicemente perché per loro non è un reato, non sono condannabili. L'unico stato al mondo che ha una legge che punisce il proprietario della Unilever, diciamo il CEO della Unilever, per avere lavoratori sfruttati in giro per il mondo è la California. Però non vi sfuggirà il fatto che la California, essendo uno Stato all'interno di una federazione, ha un potere molto limitato e in buona parte è una legge fatta per dare contentezza e allegria agli elettori democratici californiani. Non esiste uno Stato, neanche per dire l'Olanda, uno Stato estremamente innovativo su queste cose, leggi che puniscono multinazionali per avere lavoratori. Parlavo con l'addetto alla comunicazione della RSPO, che è una delle forme di resistenza del sistema al crimine organizzato, che è la tavola rotonda per la produzione dell'olio di palma sostenibile. È un italiano, parlavamo, e lui mi diceva che sostanzialmente il problema di tutto questo è che la forza del crimine organizzato è che non c'è un reato. Per cui nella produzione di massa dell'olio di palma,
crimine organizzato si inserisce fornendo i lavoratori, che sono maggior parte, per la maggior parte lavoratori che vengono trasportati illegalmente dalla Malesia all'Indonesia e viceversa, contribuisce a fare a, contribuisce volontariamente con il land grabbing, quello che dicevamo prima, di last pass. La cosa più comune è un territorio che è ritenuto ottimo per la coltivazione, la multinazionale propone, fa un'offerta d'acquisto, viene, viene respinta perché la popolazione lì vive in un altro da cui vivere, nel giro di un mese, sei mesi arriverà poi comunque in fase sloggiare. La cosa che è drammatica in paesi estremamente corrotti come l'Indonesia adesso, per fortuna del passato di Suharto, è che alcune volte chi arrivava non erano gruppi malavitosi, ma era lo stesso esercito. Nel 2000, per darvi l'idea della cosa allucinante che è, nel 2011 il governo indonesiano ha dovuto fare una conferenza stampa per dichiarare che non era stato l'esercito indonesiano che aveva decapitato i capi del villaggio nell'isola di Aceh, in una zona dell'isola di Aceh, per far sloggiare la popolazione. Se un paese è costretto a dire che il proprio esercito non è stato, la situazione è veramente allucinante. La cosa che a me colpisce di tutto questo è che, appunto, sto scrivendo un articolo che si chiama così, noi lo vedevamo arrivare. Ora, io voi ho parlato vagamente di quello che è stato il sistema di produzione alimentare, di che cosa mangiava la popolazione delle colonie, però c'è gente che ha scritto libri su questo. E gente avrebbe potuto leggere libri su questo per vedere che cosa stava succedendo nel colonia. La domanda che io non ho messo, perché è interessante studiare che cosa mangiavano nelle colonie del XVIII secolo, è che in realtà è interessante perché ci insegna molto di quello che succede adesso in territori come l'Indonesia. La cosa paradossale è che il mondo va così, è che probabilmente il motivo per cui noi, inteso Occidente, noi italiani, ci impegneremo contro lo sfruttamento del lavoro e contro lo sfruttamento del lavoro, lo sfruttamento del territorio, il grabbing e tutte le peggio cose in Indonesia, non per la popolazione che ci vive, ma perché stanno uccidendo gli orangutani. Per cui il paradosso è che c'era un video che io mi stavo struggendo in lacrime di questo povero piccolo orangutan tenuto in prigione da una donna all'interno della piantagione che l'aveva dato come animaletto a cui giocare, un animaletto di compagnia ai figli, per cui questo orangutan è stato allevato a latte scremato, era completamente malato, incapace di muoversi autonomamente. Nota a margine, in Malesia i bambini immigrati non hanno diritto ad andare a scuola, non hanno diritto, nel senso che non hanno diritto neanche di starci in Malesia. Per cui nelle piantagioni il lavoro minorile, soprattutto in Malesia, è assolutamente diffuso. Probabilmente questo orangutan era usato letteralmente come passatempo per la madre che va a lavorare in piantagione. Ci sono delle cose incredibili, cioè personaggi folli, tipo un danese che ha mollato la propria scuola in Danimarca e sta aprendo scuole nelle varie piantagioni in Malesia per questi bambini. Però appunto a me la cosa che appunto noi salveremo dalla puttana, però perderemo questa popolazione, a me leggermente urta. Ma io non mi scusi, certo. Cioè, sento le sue cose dette da un punto di vista antropologico. Io però non metterei le due cose in contrapposizione, cioè non vuol dire salvare gli orangutan, vuol dire che va a discapito di bambini. No, io non so che è in contrapposizione. Cioè salvare, come dire, un ecosistema vuol dire salvare gli animali, salvare la vita delle persone, cioè sono integrati, sono processi integrati, non sono processi che si sono... Io non sto dicendo che noi, che è sbagliato salvare gli orangutan, ci mancherebbe. No, però anche tutti gli europei che sono un po' stupidi perché pensano, guardano il video con l'orangutan, si mettono a piangere, cioè è questo. Mi considero stupido. No, però insomma, c'è un po' una lettura di quello che si fa, perché sì, no, questo. No, non ho mai detto che pensano stupidi. Il problema però è che oggettivamente l'informazione che noi riceviamo, la cosa paradossale, se voi guardate i report fatti delle Nazioni Unite, dicono queste cose, lo dicono, ma lo dicono da tantissimo tempo, guardate che c'è lo sfruttamento del lavoro, guardate che ci sono i bambini sfruttati. La campagna che è stata fatta a partire dallo spot passato al Super Bowl è: state distruggendo il territorio degli orangutan. Io non sto condannando gli europei perché vogliono salvare l'orangutan. La cosa che dico io è che la cosa triste è che il motivo per cui si spinge il tasto che sta, diciamo, il pedale su cui si è premuto è quello.
quello del rispetto dell'ambiente e quello del rispetto della mutante, perché vanno di moda adesso. Io figura non condannerei mai gli europei a queste cose. Per fare un esempio, la domanda su cui volevo finire io è un'altra cosa. Noi viviamo in un mondo, per rilacciarmi, per dire, spieghiamo perché non voglio essere tacciato di... Però noi viviamo in un mondo in cui in Italia il 15% della popolazione è disposta a comprare un prodotto alimentare contraffatto a patto che costi meno, senza sapere se il prodotto in sé ha le stesse qualità, non organolettiche, ma chimiche del prodotto che sta per mangiare. Cioè è disposta a mettere in schio la propria vita con tutti i parametri. Ora, io associo questo alla stessa cosa e vi dico, non sto condannando per stupidità, però è drammatica la situazione. Ora, perché noi possiamo permetterci di fare una roba? Perché noi viviamo in un sistema del genere? Cioè, qual è il paradosso? Nel 2013 l'Europa casualmente ha ricevuto dall'Indonesia del biofuel, cioè del biocarburante prodotto da olio di palma, a prezzo un po' più basso di quello prodotto in Europa, per cui è estremamente concorrenziale. Cosa ha fatto l'Europa? Però ha detto, scusate, com'è possibile che produciate il biofuel così basso costo, addirittura a costo più basso del costo di produzione dell'olio di palma, che era un materiale d'origine? Hanno fatto un esame molto rapido, nel giro di 6 mesi, le principali piantagioni indonesiane sono affrettate a dire, no, ho sbagliato, è sbagliato, fare i conti, effettivamente il prezzo è sbagliato. Però è un sistema in cui lo sfruttamento del lavoro è assolutamente sistematico. Noi ce lo siamo persi di vista, la cosa che a me colpisce questa, non sto condannando, figuriamoci, noi facciamo, nel senso, non so quanti di voi abbiano un lavoro regolamentare o un lavoro regolare, nel senso, io stesso ammetto, questo tagliamo off the records, di aver lavorato in nero perché l'unico sistema per cui lavorare era il nero. Per cui, per fare un altro esempio, senza quello che piace di Arbutan, perché io ho chiamato il responsabile della CGL FIA, FLAI, della Federazione dei Lavoratori Agricoli Italiani, della provincia di Foggia, perché mi sto parlando di olio d'oliva. Qual è la percentuale dei lavoratori, scusate, delle aziende in regola, nella provincia di Foggia, per quanto riguarda la coltivazione d'olivo? La maggioranza o la minoranza? La minoranza nei termini del 70-90% è irregolare, vuol dire tutti. Ora, il problema è che qua, come dire, rispondo con cattiveria. Porca miseria, non ci sono minoranze buttate, io non so, non fa forza. Io non credo che qui si sottostime il fatto che c'è un lavoro di carattere schiavistico sia in Italia che nel mondo. Cioè, è ben saputo, è ben documentato. Non è ben saputo. Sì, è saputo, dai. Semplicemente sapere quello che è successo a Rosarno, cioè tutto quello che è successo a Rosarno, da un punto di vista soltanto mediatico, ha fatto emergere che cosa succede nella raccolta delle arance in Sicilia. Però hai detto qualcosa? Questo è il problema, nel senso, il problema è che paradossalmente la campagna sull'orangutan ha portato a un afflusso di denaro nei fondi di AIDO, che è l'International Labour Office, che è quello che si occupa di prevenire il lavoro, lo sfruttamento del lavoro in giro per il mondo, più altri, più survival e così via, che non si era mai visto. Ora, io non c'ho, cavolo, c'è anche la prima volontà, sono la mia figlia, però appunto era giusto per chiarire, nel senso, non volevo, mi spiace aver fatto l'esempio così, però appunto a me la cosa colpiva era più che altro quella dove eravamo arrivati, cioè non sapevamo che sarebbe andato a finire così. Le piantagioni sono, guarda, una cosa vi consiglio perché è una roba abbastanza di impatto. Se voi prendete Google Earth, che questa è veramente un'opera d'arte clamorosa, e andate in Indonesia, soprattutto nell'isola di Banda Aceh, che adesso non è una carta in indonesia, però voi vedete l'Indonesia, a Borneo, tutte le isole così. Aceh è a nord-ovest, se voi andate e zoomate pian piano dall'alto verso il basso, a un certo punto vi direte, ma che strano, è tutto a pixel, non sono pixel, è che le coltivazioni di olio di palma sono fatte con palma d'olio, sono piantate filare, per cui l'isola stessa è fatta a pallini di palma d'olio, il problema è che la palma d'olio non si mangia, cioè la palma d'olio si fa solo olio, per cui il risultato è esattamente quello che dicevamo prima. Cioè noi rischiamo, e l'abbiamo visto per esempio
con tutti i problemi che sono passati negli 70, 80, 90, il Senegal con la monocultura della, della cacahuete, della nocciolina, se succede qualcosa, il sistema entra in crisi, e chi dà da mangiare alla popolazione indonesiana? Cioè il sistema è assolutamente fuori fase. Fuori fase nel senso che non si può sperare che un pianeta vada avanti con interi paesi coltivati a palma d'olio. Per esempio, siamo ben informati, sono delle cause di Ebola è probabilmente la diffusione della palma d'olio insieme a Luna, perché chi ha costretto i pipistrelli causa di Ebola a rimigrare in zone più vicine alla popolazione. Il risultato è che questo è diffuso. Questa è una delle varie possibili teorie del... Però la cosa che si è vista è che nelle zone in cui la palma d'olio è stata particolarmente invasiva, le piantagioni di palma d'olio sono state particolarmente invasive, è quello. Ci sono stati più casi di Ebola, soprattutto più casi tra virgolette zero, cioè i casi che sono isolati, che sono comparsi all'improvviso. L'effetto è collegato? Non lo so, spero di no. Però la cosa che si vede è che c'è un pattern, c'è una struttura che ritorna, cioè che la piantagione si basa sull'acquisizione di terreni che erano tecnicamente senza padrone. Una volta erano ai tempi di Cristoforo Colombo, erano i territori degli Amerindi, adesso sono i territori delle popolazioni cosiddette tribali di Indonesia, India, Sierra Leone, Liberia e così via. C'è assolutamente un lavoro perché sono territori non abitati, per cui letteralmente la popolazione, esattamente come da noi, appunto si parlava di Rosario, vengono portati i lavoratori fisicamente dalla Thailandia, dalla Bangladesh, in Indonesia, Malesia, a lavorare senza permesso di soggiorno, senza riconoscimenti, con in più il fatto sul mezzo della foresta amazzonica a centinaia di chilometri dalla civiltà. E appunto la cosa per cui vi consiglio di assolutamente sempre informarvi e di guardare queste cose con un occhio sempre anche sul presente e non guardare solamente il passato, perché molto spesso appunto alcune cose, è vero, l'istoria forse non è magistralite, però molte volte ritorna, e questo qua sta ritornando in modo drammatico, anche perché io dico drammatico perché noi sappiamo come andare a finire il sistema schiavistico, lo sappiamo che non è mai finito bene né per gli schiavi né per i padroni degli schiavi. Io non mi considero un padrone schiavo, io faccio tutto il possibile per non esserlo, per agire il meglio possibile. Vi invito a partecipare tra due giorni a Bologna ai 20 liberi, che sono il pentennale di Libera che sarà tenuto a Bologna, o piuttosto a fare come quelli di Lapsus o quelli di cortocircuito a Modena, cioè delle organizzazioni giovanili che si mettono in gioco rompendo il vincolo della gioventù all'italiana per lottare contro, in questo caso, non letteralmente il crimine organizzato. Tutto qua. Domani per perplessità potete farla, se no vi concedo di andare a casa. Però, io volevo capire il link tra la storia del cibo, cioè nella sua testa, tra la storia del cibo e il crimine organizzato. Allora, il crimine organizzato. No, qui a livello teorico, ma qui a livello pratico. Sì, sia a livello mentale che quando scattando, perché è sempre stato sia a livello politico. Allora, in realtà perché io mi sono occupato, come ho detto prima, di busta e di contrabbando nei Caraibi. Il contrabbando in realtà molto spesso si dedicava a cibo. La cosa che ho scoperto, che ho trovato, è che io pensavo che il contrabbando caraibico si basasse su prodotti tropicali. L'indaco probabilmente valeva tantissimo, molto poco spazio. Quello che invece ho trovato è che la maggior parte dei contrabbandieri contrabbandavano farina. Banalmente perché la farina è vero che costava poco, cioè costa poco e occupa molto spazio, ma in un territorio in cui il barile di farina significa vita o morte per un tuo investimento, cioè lo schiavo, gli schiavi, vale tantissimo. I prezzi salivano. Per cui c'è una sovrapproduzione nelle 13 colonie di farina. La sovrapposizione valeva zero, veniva comprata praticamente a 0,0001 in 13 colonie, ma veniva venduta a 10 in Caraibi, con la differenza di prezzo valeva comprare appunto un rum e così altro. E la stessa cosa per chi non viene stata adesso.
Se voi, per esempio, siete, facevo una domanda a una mia amica prima di venire qua, chi di voi frequenta luoghi come le colonne, la collina di San Siro? Cioè, chi di voi è andato in luoghi in cui, tipo la sera, chiude il bar e le notizie per utili? Chi di voi ha mai contato? Allora, il problema qual è? Lì il crimine organizzato ci pesca a mano bassa, perché nessuno è in grado di controllare quello che vogliono questi qui. C'è una bellissima serie televisiva che è l'equivalente di Report inglese, inglese di Report, britannico di Report, in cui un tizio si è finto di essere uno di questi venditori. Gli hanno venduto veleno, cioè hanno venduto vodka che era alcol etilico con metilene, etilene e altra roba, cioè la gente è morta bevendo quella roba lì. Ora, perché qual è il legame su cui mi sono trovato? Ci sono gli stessi, appunto, come dicevamo prima, gli stessi pattern, gli stessi modelli, l'idea è sempre la stessa. C'è un bisogno, che è un bisogno legale, in questo caso l'alcol, però ho lavorato per esempio anche sull'olio, sui dadi alimentari, sul dadi del drogo. Sono cose su cui sono anche ridicoli, però su cui noi stiamo facendo milioni di euro. Ma questo è il mio legame, io la metto un po' strano, però per me era lineare. Per esempio, una cosa banale, non si parlava bene di Rosarno. Qual è il crimine organizzato Rosarno? C'è questa sottile cosa. Io ho chiesto le cadute che ancora che prendono le coltivazioni, la gente che lavora nelle piantagioni, nelle coltivazioni di pomodori in Puglia affronta delle situazioni che sono molto simili a quelle delle piantagioni caraibiche. Non, per fortuna non c'è niente di paragonabile, non sono schiavi, se lo volete, però c'è il caporale che una volta era uno schiavo esperto, adesso è molto spesso un immigrato o un italiano che conosce il mestiere, che viene preso a dirigere tutto. Niente di tutto questo però riguarda il crimine organizzato. Cos'è che gestisce il crimine organizzato? Gestisce i parapopoli. Questa gente un po' non vive in paese, perché vive in paese è un casino, perché ci sono i controlli, perché è lontano dai campi, vive in località, insomma, masserie abbandonate in mezzo ai campi. Quelle masserie sono gestite anche non legale, perché organizzato ci mette prostitute, ci mette il traffico di droga, ci mette ristoranti, se posso parlare così. È sottile la connessione. Uno dei motivi per cui, per esempio, ho avuto da ridire con l'edizione della mia ONG è che io ho fatto un lavoro su tutta la filiera produttiva dell'olio d'oliva, dell'olio di palma, cioè dell'olio vegetale commestibile che ha più alto valore di quello che metti meno, per vedere se ci sono delle somiglianze. Somiglianze sono sistematiche. La cosa su cui mi sono scontrato è che la definizione di crimine alimentare non comprende la produzione, per cui se c'è un crimine durante la produzione, quindi appunto land grabbing, sfruttamento del lavoro, non è crimine alimentare. Tu puro? Secondo me sì, perché influenza moltissimo il valore della merce finale, il fatto che tu non paghi i lavoratori o che li paghi. Però questo non è. Tutto qua adesso, cioè, è sottile, io non ci sguazzo su tutta questa cosa. Io posso collegare con il discorso di link, diciamo, che ci può essere tra alimentazione e crimine organizzato, perché non solo appunto si può parlare di contraffazione, che forse è la cosa più manifesta, diciamo, l'infiltrazione del crimine organizzato o di sfruttamento del lavoro e di tutto quello che ne è connesso, ma anche la distribuzione di tutto il settore della logistica, della distribuzione ittica e delle carni in Italia, in Valenza, ha un grossissimo problema di infiltrazione di grani, per esempio, se noi ci siamo trovati a metterlo in luce quando abbiamo lavorato alla mostra 900 criminale, e effettivamente è una cosa seria e significativa anche a livello proprio di ingerenza all'interno della distribuzione alimentare. È difficilmente controllabile perché attraversa diversi passaggi e vedi questo sui latticini, sulla famosa questione delle mozzarelle di bue. Sì, è proprio una cosa multistrato anche. Ah, qui il problema, per esempio, è che è un crimine alimentare, io questo è un paradosso che non ho ancora capito appieno, forse perché non sono legalista, forse perché
ho problemi più con la teoria, meno con la pratica. Allora, è un crimine alimentare se voi scrivete sulla bottiglia d'olio che fate olio extravergine, con, dite che è scritto olio extravergine, scrivete Capelli, Firenze, è un crimine se lo scrivete che magari dovete arrivare dalla Spagna, ma magari sono le stesse cultiva che avete usato in Toscana. È un crimine, perché dovreste scrivere che le olive non sono italiane ma sono europee. Il fatto però che le olive italiane siano accolte da manodopera sfruttata in nero o in grigio, quello non è un crimine. Io questo faccio fatica. Come diceva poi lei, la cosa di questo tipo è estesissima. La mia organizzazione ha fatto un convegno, sta per fare un convegno in Oslo su il IUU fishing, cioè illegal, unregulated e undeclared fishing, cioè la pesca illegale. È un mercato mostruoso, il 90% del caviale in commercio sul pianeta è illegale, cioè A non è storione, B non è stato raccolto secondo le norme. Vuol dire che se voi andate in qualsiasi negozio è molto probabile che lo trovate contraffatto. Voi non lo sapete, ma è quello che fatto. Guardate il fatto che ci sono, se voi andate sui siti, su internet per trovare una marea, ci sono delle foto in cui vi dicono che le ho trovato un sito, quando se lo trovo lo mando, se lo mando così non se lo fa vedere, è un sito in cui fatto dal governo britannico, in cui fanno vedere 5 bottiglie, 5 prodotti, 2 coppie di bottiglie, e dicono qual è quella vera e qual è quella falsa. Tutti dicono una, l'altra, così via, in realtà sono false entrambe. Perché il discorso è che ce ne sono, cioè a un certo punto, soprattutto alla fine degli anni, alla fine degli anni 0, all'inizio degli anni 10, in Inghilterra, che era così diffusa la contraffazione, che c'erano più tipi di bottiglie in giro, tutte ugualmente contraffatte. La cosa che ha smosso un po' è che la gente ha cominciato a morirci di queste bottiglie contraffatte, soprattutto giovani, perché purtroppo non è un luogo comune, ma giovane britannico il sabato sera si sbronza e quando si beve soprattutto sostanze con forti cariche di metilene si diventa ciechi, si muore, sicuramente almeno danni permanenti alla salute di uno. E lì è un macello. Una delle prime regole il governo britannico ha chiesto a un professore che si chiama Chris Elliott di stilare, lui si occupa di alimentazione, food safety e security. Safety è inteso proprio che il prodotto non sia alterato, security è che il mercato in sé sia esente da penetrazione del crimine. Lui ha scritto questo 8 consigli principali al governo britannico da seguire per le politiche e poi ha dato un unico consiglio alla popolazione, perché è fair trade. Perché il fair trade, bene o male, ti garantisce che siccome fin dalle basi è seguito il prodotto, perché deve essere bio, perché deve essere fair, cioè deve essere il lavoratore non può essere sfruttato, è l'unico che ti garantisca.